Franco Iacono, una serata in compagnia di Giorgio Albertazzi. Ah beh, è stato quello con Giorgio un incontro di grande suggestione. Io ho avuto il privilegio di esserne amico, di averlo ospite sia a casa che in spettacoli importanti sull'Isola Dischi, in serate magiche. Lui è amico dell'Isola Dischi, lui amava molto Ischia, veniva molto volentieri qui e mi è sembrato doveroso ricordarla ancora a 100 anni dalla nascita praticamente. Giorgio mi ha donato insieme a Maurizio Scaparro delle emozioni straordinarie, soprattutto con Memoria di Adriana, di cui è stato impareggiabile protagonista per oltre 1.000 recite, a cominciare dalla prima nel 1989 proprio a Villa Adriana a Tivoli, quindi ho avuto veramente l'emozione, la gioia di vivere con questi grandi, perché poi il discorso su Visconti nasce con Maurizio Scaparro, adesso si parla della Colombaia come se fosse nata dal nulla. La Colombaia mi è costata personalmente, come si dice, sudore e sangue. Finita in mani per lungo tempo, in mani non degne del luogo, di quella che rappresentava. Adesso mi auguro sia aperta, ma torno a dire, la Colombaia non può essere solo un luogo dove si rappresentano altre cose. La Colombaia, almeno nel disegno di Scaparro e mio, nasce come l'occasione di una scuola di teatro, musica e cinema nel nome e nel segno di Luchino Visconti. E con Luchino Visconti, ripeto, questa intuizione di Maurizio Scaparro, cominciò l'esplorazione del percorso culturale di Luchino con 4 anni in cui i cui temi furono Visconti e il Sud e venne Alain Delon, Visconti alla Francia e venne Marcello Mastroianni, Visconti alla Germania e venne Helmut Berger, Visconti alla musica e venne i grandi direttori d'orchestra e i grandi musicisti, come il fondatore del Festival di Spoleto, e naturalmente grandi registi come Francesco Rosi, proprio nell'ultimo anno del 90, come Franco Zeffirelli. Quindi c'erano e ci sono solide basi che furono piantate da Maurizio Scaparro e da noi. Io spero che ci siano le condizioni perché questo discorso possa andare avanti nel segno della bellezza, è nel segno della cultura, è nel segno di questi grandi nomi che non sono stati mai strumento, ma sono stati protagonisti di bellezze che ci hanno regalato poi a tutti quanti noi.